ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti. E tu lo sai che io con le bugie mi manchi veramente troppo, troppo, troppo ancora. La sua tesi di specializzazione dal titolo Psicosi e confini del sé, aspetti psicopatologici e neurodisfunzionali nel funzionamento sociale. Prego, così 30 anni per amarci proprio troppo. La vita senza avvisare, poi ci grazie professore, buongiorno a tutti. Allora, la schizofrenia si colloca tra le prime 10 cause di disabilità nel mondo e influenza negativamente la vita di circa 26 milioni di persone, e oserei dire in quelli che sono i migliori anni di vita di quell'individuo, visto l'età più probabile in cui c'è una maggiore incidenza di patologia. Nella pratica clinica è chiaro di come il funzionamento sociale sia un aspetto importante che incide tantissimo sulla qualità di vita dei pazienti. Difatti il DSM già dalla terza edizione compare come criterio fondamentale per fare diagnosi non soltanto nella schizofrenia ma in molte altre patologie psichiatriche, e questa cosa infatti viene ribadita nel DSM-5 del 2013 proprio tra il criterio B, quindi una disfunzione sociale lavorativa importante. Certo, sono tantissimi i fattori che intervengono a dare un'alterazione del funzionamento sociale, ma solamente negli ultimi anni questo aspetto è diventato importante sia nella clinica che nella ricerca. Inizialmente infatti si era focalizzati per lo più sull'individuazione dei sintomi positivi e negativi e su quelli che erano le principali conseguenze di questi sintomi, ma anche soprattutto come obiettivi terapeutici si ci ha reso conto negli ultimi 10-15 anni che erano degli obiettivi un po' inadeguati, perché di fatto anche con la remissione sintomatologica propriamente dei sintomi non è che il paziente aveva non è detto che migliorava tantissimo la qualità di vita e il funzionamento, che era una parte importante della vita del paziente. Quindi si è iniziato a chiedere quali erano i fattori che intervenivano nel funzionamento. Abbiamo perso i fattori perché c'era una slide dove praticamente c'erano vari fattori che sono stati studiati poi negli anni, ma non c'era fino al 2014 uno studio che valutasse tutti i fattori, che li andasse innanzitutto a individuare tutti quali erano, ma soprattutto che individuasse quali meccanismi interagivano tra di loro per dare un disfunzionamento, fino al 2011, quando il Network Italiano per la Ricerca sulle Psicosi, che è un gruppo di ricerca del quale noi facciamo parte, compie uno studio su tutto il territorio nazionale in cui va a valutare tutte le variabili che intervengono nella vita reale del paziente schizofrenico e in seguito indaga finalmente tutte le aree, quindi i fattori correlati alla malattia, le risorse personali dei pazienti e i fattori di contesto legati per lo più a eventi culturali, al fatto se esistono o meno nel territorio dove si trova il paziente dei servizi che intervengono per la cura del paziente. Tutti hanno un effetto sul funzionamento sociale e sulla capacità funzionale. In seguito a una complessa analisi si è andati a individuare quelli che sono i fattori che fungono da predittori e quali da mediatori. Sloff indichiamo il funzionamento. Sloff è il nome della scala che è stata utilizzata per andare a valutare il funzionamento sociale nella vita reale del paziente, quindi non in un setting di ricerca, un paziente ideale, proprio nella vita reale. E notiamo come alcuni fattori agiscano direttamente, altri invece sono mediati. E perfino la neurocognizione, che è sempre stato visto che aveva un ruolo importante sul funzionamento dei pazienti, essa ha un effetto mediato da altri fattori, come la collaborazione con i servizi, come la capacità funzionale del paziente, quindi proprio un fattore intrinseco, lo stigma interiorizzato e la social cognition, sulla quale oggi
insomma, su questo aspetto oggi insomma ci soffermeremo. La condizione sociale, quindi la capacità del soggetto di percepire, interpretare ed elaborare gli stimoli sociali per intrattenere interazioni sociali adattive, è attualmente, questo è già dal 2011, considerato un dominio relativamente indipendente dalle funzioni neurocognitive. È noto come ci sia una correlazione significativa tra deficit di funzionamento sociale e occupazionale e deficit della cognizione sociale. È un concetto psicologico che comprende diversi domini e i principali sono una comprensione emotiva, cioè il fatto che io vedo delle persone, vedo delle espressioni nel volto, sento una diversa inflessione della voce e capisco l'altra persona cosa sta provando, quale emozione prova. La percezione sociale, quindi la capacità di valutare i segnali sociali a partire da comportamento. Tipo adesso vorrei vedere se state annoiati, se tipo inizia a sbadigliare, a lamentarsi, se fa caldo. La teoria della mente, cioè la capacità di comprendere la differenza tra i propri e gli altri stati mentali. Un concetto molto cognitivista, quindi dell'applicare una precisa teoria, io cerco di applico questa teoria in base quindi a un ragionamento e cerco di capire lo stato mentale dell'altro, e lo stile di attribuzione, ovvero le modalità tipiche di attribuzione causale con cui una persona si spiega gli eventi della vita. È stato evidenziato che la compromissione della cognizione sociale e alcuni aspetti della sintomatologia negativa come la mancanza di motivazione e la scarsa capacità di interazione sociale sono in relazione con deficit delle funzioni preattentive e percettive e sono presenti già in fase prodromica, ovvero prima che la malattia esordisce. Essendo presenti prima, ci aspettiamo che facciano parte proprio di quei sintomi nucleari delle psicosi, che facciano parte dei sintomi principali, ed effettivamente se pensiamo che un individuo debba mettersi in relazione con un altro da sé, ci aspettiamo che debba essere capace prima di tutto di mettersi in contatto con se stesso. E volendo fare una situazione forse un po' audace, però di certo non è una situazione che ho fatto per prima io, si potrebbe, può contribuire quindi a quella perdita dell'evidenza naturale descritta da Blankenburg, e quindi a quella perdita di contatto col mondo reale, quella perdita viene meno appunto questo contatto con la realtà intorno. E per questo che si ci chiede se i disturbi alla base dell'alterazione della social cognition non ci siano proprio dei disturbi del sé. Certo, parlare di sé è difficile, parlare del sé è ancora più difficile, perché quando parliamo del sé ci troviamo di fronte a un duplice problema. Innanzitutto un problema proprio di legittimità ontologica, cioè il sé è percepibile, cioè cosa intendiamo? E poi soprattutto dobbiamo mettere insieme tutta una serie di teorie che si sono negli anni esposte sul concetto di sé. Nell'ambito della ricerca però è necessario indicare a quale dimensione e a quale aspetto del sé ci stiamo riferendo, e questa mattina consideriamo la ricerca psicopatologica orientamento fenomenologico, che considera il sé come una realtà multidimensionale, non unitaria, disposta a vari livelli dell'attività mentale e dell'esperienza soggettiva. Danzavi, quindi un filosofo della scuola insomma, danese, in questo articolo nel 2010 innanzitutto critica tutta la confusione che negli anni si è fatta sul concetto di sé e sottolinea la necessità di differenziare i diversi tipi di autoconsapevolezza e cerca di andare a individuare, riassumendo tutte le varie teorie, tre dimensioni del sé. Un sé esperienziale, che è proprio il minimal self, che si tratta ancora in ambito pre-riflessivo ed è proprio l'implicita consapevolezza che un'esperienza la sto vivendo io, quella che viene anche detta metà. Poi un sé intersoggettivo, quindi un livello intermedio del sé, che il soggetto esperisce se stesso come costante e continuo nel tempo a prescindere dalle esperienze. È un sé narrativo, in cui l'individuo percepisce se stesso attraverso i significati acquisiti durante la crescita individuale dal punto di vista storico-culturale. Volendo fare poi un parallelismo in neurobiologia, questi tre livelli appena descritti corrispondono
al core self o proto self, al sé nucleare a livello intermedio e al sé autobiografico. Anche mediante le tecniche di neuroimaging non dobbiamo aspettarci che andiamo a individuare il sé in una precisa area del cervello, quella è l'area del sé, ma come ha dimostrato nell'ultimo studio di Shurdevske dell'Università di Chieti e Aleman, probabilmente possiamo parlare di sé quando andiamo a parlare del funzionamento, quindi non è un'area fisica precisa, ma dalla connessione, la connettività tra diversi network che tutti partecipano a costituire quel senso di sé che ho appena descritto. E proprio da un'alterata connessione di questi network vengono fuori tutte quelle alterazioni, tutte quelle sofferenze, quei disturbi del sé. Se però andiamo a parlare di schizofrenia e di autismo, che sono per definizione i disturbi del sé, non basta dire sono disturbi del sé, ma a livello psicopatologico dobbiamo affidarci a una teoria, dobbiamo dire quali aspetti sono compromessi. E cito di nuovo i danesi, Sass e Parnas del 2003, che parlano della schizofrenia, quindi dicono alla base c'è un'esperienza anormale del sé, sia dei sintomi conclamati ed è un disturbo che riguarda la dimensione preriflessiva della coscienza di sé, e individuano tra gli aspetti, diciamo, due aspetti complementari intimamente legati ai disturbi del sé, che è l'iperriflessività e la diminuita autoaffezione. Per iperriflessività intendono che a un certo punto c'è un'esagerata autocoscienza dei processi mentali che si stanno facendo, cioè il paziente a un certo punto è come se si guardasse dall'esterno, come se parlasse di sé in prima persona, come se vivesse le cose del sé in terza persona, cioè in terza persona. E la diminuita autoaffezione è quella che a un certo punto viene meno la capacità di pensare a se stessi nel mondo in quel momento. E un altro aspetto dei disturbi del sé che viene descritto sono i confini del sé, che a un certo punto i pazienti a volte lo manifestano, mi ricordo che e a volte, diciamo, trasferiscono questa difficoltà a tracciare i confini del sé in termini fisici. Mi ricordo un paziente che a un certo punto dice: dottoressa, quando sto male io non so più quanto spazio occupo, dove arrivano i miei confini, e dice non riesco nemmeno a guidare il camion perché a un certo punto non so se riesco a entrare dentro la galleria, non so se riesco a passare sotto al ponte. E allora, diciamo, ha un senso andare a, diciamo, a definire i confini del sé con la percezione dello spazio peripersonale, che è quello spazio immediatamente intorno al corpo ed è concepito come un'interfaccia multisensoriale motore tra corpo e ambiente, ed è rappresentato proprio da neuroni della corteccia premotoria che integrano stimoli tattili, visivi e stimoli uditivi che si verificano nei pressi del corpo, quindi è una area di integrazione di stimoli multisensoriali. Nonostante di fatto non c'è una vera separazione fisica nel mondo reale tra quello che è vicino e quello che è lontano, però è ciò, insomma, ciò che è dentro lo spazio peripersonale, però il cervello rappresenta un confine che delimita ciò che è vicino, con il quale è possibile un'interazione immediata a ciò che è lontano. Una recente meta-analisi che è partita innanzitutto dagli studi sui primati è andata a individuare quelli che sono i cluster di attivazione nei momenti in cui dei volontari sani si fanno fare dei task che riguardano lo spazio peripersonale, quindi dei task di attivazione multisensoriale. E è stato visto che sono tutte regioni chiave per l'integrazione di stimoli visivi, tattili e uditivi che provengono dallo spazio. Secondo l'ipotesi motoria, i neuroni non codificano la posizione di uno stimolo in termini sensoriali astratti, ma gli atti motori potenziali necessari per andare a raggiungere un oggetto nello spazio. Cioè, appena ne vediamo un oggetto nel nostro spazio peripersonale, un oggetto manipolabile, immediatamente, diciamo, la notizia che arriva al cervello non è quello spazio sta lì perché occupa quel posto, ma devo fare questo movimento per andare a raggiungere quell'oggetto. Quindi dall'integrazione di stimoli sensoriali inizia già l'ipotesi di un'azione, quindi un oggetto è un'azione ipotetica per raggiungere con
con i nostri arti quell'oggetto. Ovviamente questo si rifà alla teoria della simulazione incarnata di Gallese e collaboratori, che a sua volta si rifà alla teoria dei neuroni specchio, e cioè grazie all'attivazione di meccanismi di rispecchiamento possiamo cogliere il significato di molte azioni, emozioni e sensazioni dall'interno, cioè possiamo riconoscere in ciò che osserviamo scopi motori e intenzioni di base, emozioni e sensazioni senza dover utilizzare il ragionamento inferenziale, che è un po' quello, diciamo, una sorta di controllo di quello che avveniva con la teoria della mente, in cui io devo avere una teoria in mente per poter interpretare qualcosa. Cioè questo parte dall'interno, da una sorta di conoscenza che è fatta proprio di connettività alla base, che è un a priori per poter ricevere informazioni dall'esterno e quindi dell'altro, come se siamo programmati a interagire con l'ambiente e con le persone attorno a noi. Quindi, come dicevo, l'identificazione di una certa posizione spaziale potrebbe dipendere dall'attivazione della nostra rappresentazione interna a livello proprio neuronale dei movimenti necessari per raggiungere l'oggetto. Questa trasformazione ovviamente è automatica, non c'è una necessità di pensarla. Meno male, sarei dire. Essendo uno spazio, risponde alle leggi fisiche dello spazio e quindi, diciamo, è relativo rispetto a chi lo vive. Infatti, dagli studi di Francesca Ferri e colleghi, la percezione dello spazio unipersonale è intimamente collegata alla percezione degli oggetti riferiti alla nostra persona. E lo spazio quindi risente innanzitutto del grado di consapevolezza di sé, e l'estensione dipende dalla natura esperienziale delle interazioni durante la vita. Quindi al di fuori infatti di particolari condizioni caratterizzate da una carica emotiva o da un contesto di ritualizzazione tipo ad esempio la danza, di fatto la presenza di qualcuno nel nostro spazio peripersonale è sentita come un forte disagio, in modo che chi la descrive come uno spazio difensivo. Infatti, questo non avviene nei pazienti che hanno lesioni bilaterali dell'amigdala, cioè chi ha questo tipo di lesione riesce a percepire la distanza, ma non riesce più a percepire il disagio che ne deriva quando la persona viola il nostro spazio, va a violare il nostro spazio peripersonale. Quando inizia con gli studi di Castiello, è stato visto che i feti sono stati osservati all'ecografia, i feti gemellari, ed è stato visto che già alla 14ª settimana inizia una sorta di interazione con l'altro, che inizialmente è data da movimenti per lo più casuali, e poi invece iniziano ad essere dei veri e propri movimenti intenzionali. Questo perché si vanno a costruire degli schemi motori dati dall'interazione tra il movimento agito e la risposta che uno ha dall'ambiente. Inizialmente sono per lo più schemi motori e tattili. Quando il bambino nasce e quindi incontra quelli che sono gli stimoli esterni, quindi visivi e uditivi, questi nuovi schemi motori si vanno ad arricchire e diventano proprio più complessi, per cui si espande il proprio senso di spazio da un ambito puramente tattile e motorio egocentrico ad uno peripersonale, raggiungibile ed esplorabile attraverso diversi effettori e organi di senso, e quindi è popolato da oggetti e agenti altri da sé. E questo processo va di pari passo con l'inizio dei rapporti dialogici, soprattutto insomma con la madre, e più in generale con l'inizio di una vita sociale. Ed è proprio qui, secondo insomma Gallese e Ammaniti, che hanno scritto insomma un testo sulla nascita dell'intersoggettività, questa stessa innata apertura al mondo e al mondo sociale che permette il primissimo senso di sé e degli altri, e proprio lì sarebbe defettuale in disturbi come la schizofrenia e l'autismo, determinando un vero e proprio deficit di possibilità di accedere alla rete di significati condivisi, quindi intesi come possibilità di azione ed emozione che in origine si instaura tra infante e caregiver e che caratterizza il nostro essere nel mondo. Perché le possibilità motorie altrui sono mappate sulle nostre. Questo ci aiuta anche a anticipare le mosse degli altri. È complicato stare al mondo insieme ad altre persone, perché bisogna integrare stimoli anche emotivi e anche motori. Pensiamo appunto, cioè, a una partita di calcio, ma anche a una semplice interazione, anche prendere un caffè al bar, cioè la capacità di integrare diversi stimoli che arrivano. E quindi la rappresentazione mentale del proprio corpo nei soggetti sani è importante per l'interazione sociale, specialmente per distinguere l'altro da sé.
la rappresentazione mentale dello spazio che circonda il corpo quindi potrebbe giocare un ruolo cruciale per l'insorgenza di disturbi del sé e disturbi della condizione sociale. Quindi per contestualizzare l'azione è necessario capire quale sia la portata degli atti degli altri e quindi poter identificare lo spazio per il personale altrui anche senza che essi stiano agendo. Abbiamo condotto uno studio sperimentale il cui obiettivo era, insomma, lo scopo principale era quello di valutare i confini dello spazio per il personale in un campione di soggetti schizofrenici rispetto a volontari sani. Ce n'erano altri di studi in letteratura, ma la particolarità del nostro studio è stato quello di utilizzare un task validato ovviamente per valutare lo spazio per il personale che però non avesse un'inferenza emozionale e sociale, quindi uno stimolo puramente percettivo. Sono stati inclusi 15 pazienti con diagnosi di schizofrenia secondo criteri del DSM-5 e 15 volontari sani corrispondenti per età, sesso e livello di istruzione. I criteri di esclusione erano un'età inferiore ai 18 anni, la presenza di patologia neurologica o internistica rilevante, l'utilizzo di sostanze stupefacenti negli ultimi 6 mesi, in cui inferiore a 85 e per i volontari sani la presenza di patologia psichiatrica o familiarità di patologia psichiatrica. In entrambi i gruppi il campione era costituito da 6 femmine e 9 maschi. Al momento dell'arruolamento abbiamo raccolto un'indagine anamnestica e abbiamo somministrato ai pazienti la scala PANS e poi successivamente abbiamo somministrato anche le scale per andare a individuare i sintomi negativi e positivi per specificarli proprio item per item, quindi utilizzando la SANS e la SAPS. E ovviamente l'anamnesi farmacologica, perché i pazienti erano tutti in terapia con antipsicotici di seconda generazione e i dosaggi della terapia farmacologica sono stati convertiti in equivalenti di conformazine ai fini poi delle analisi statistiche. Ad entrambi i gruppi era stato appunto chiesto di effettuare questo task comportamentale, quindi il paziente era in una stanzetta buia, bendato, perché i simboli dovevano essere solamente tattili e uditivi, seduto di fronte a un tavolo e riceveva degli stimoli tattili con un elettrodo sul dito indice destro, e stimoli che andavano da 60 a 90 mA a seconda insomma della sinistra, quando avvertivano lo stimolo tattile, cercando di ignorare gli stimoli uditivi. Nel 60% dei casi gli stimoli erano sia uditivi che tattili e sia Lumin che Flat, ovviamente un software dava delle combinazioni insomma di questi stimoli, del 40% erano solo stimoli uditivi. Gli stimoli tattili però venivano somministrati con una latenza di tempo sempre diversa rispetto all'inizio dello stimolo uditivo, quindi a T0, T1, T2, T3, T4 e T5. E noi abbiamo calcolato tutti i tempi medi di reazione allo stimolo tattile separatamente per i suoni, Lumin e Flat e per ogni tempo T. E di nuovo una complessa analisi matematica, sempre validata per questo tipo di task, ha fatto venire fuori una serie di valori dello spazio per il personale che corrisponde proprio al central point, cioè al punto di, insomma, di, su, questa, su questa funzione sigmoide. E praticamente si è visto che nei pazienti lo spazio per il personale era più ristretto rispetto ai controlli sani. E lo abbiamo dimostrato dal fatto che vi era una significativa modulazione del tempo di risposta dello stimolo solo quando il suono si avvicinava molto al corpo. Siccome avevamo questi suoni che si avvicinavano sempre di più rispetto al corpo, praticamente questa alterazione si vedeva quando il suono era molto vicino, cioè nei tempi T4 e T5. E quindi abbiamo visto che i pazienti avevano in quel punto, rispondevano a quel punto, vuol dire che iniziava il loro spazio per il personale. Andato a dividere poi i pazienti in due gruppi in base alla prevalente sintomatologia positiva o alla prevalente sintomatologia negativa, abbiamo visto che la prevalente sintomatologia negativa restringeva ancora di più lo spazio per il personale. Invece non c'era una correlazione con i dosaggi, quindi con gli equivalenti di clorpromazina, cioè praticamente i pazienti potevano fare pure farmaci diversi, ma avendo, diciamo, questi equivalenti di clorpromazina, il dosaggio era comunque poi un dato unico finale, e nemmeno c'era una correlazione con il numero di episodi psicotici. Quindi uno spazio per il personale stretto, maggiormente quando è prevalente la sintomatologia negativa, esprime un deficit dell'integrazione multisensoriale di stimoli che arrivano dal mondo esterno, anche senza un'interferenza sociale ed emotiva. Uno spazio per il personale meno esteso
quindi rende difficile poter anticipare e immaginare le intenzioni degli altri, fino a che l'azione di un altro non entra proprio nello spazio peripersonale. Questi dati li abbiamo presentati con un poster al Congresso Europeo dell'European Psychiatry Association a Firenze, e abbiamo presentato due poster, uno con i dati appunto che ho appena presentato sui pazienti schizofrenici e un altro in cui avevamo somministrato lo stesso task a una popolazione alla quale era stata somministrato la scala per andare a individuare i tratti di schizotipia. La schizotipia, lo scarso funzionamento sociale e la familiarità sono finora tra i fattori di rischio riconosciuti per come fattore di rischio per l'insorgenza di schizofrenia. Quindi ha un senso farlo alla schizotipia proprio per l'idea di continuum, anche psicopatologico, che c'è tra schizotipia e schizofrenia. Però abbiamo visto che nei pazienti, cioè nei soggetti con tratti di schizotipia, lo spazio per il personale era più elevato, al che sembrerebbe quasi un controsenso, dire allora non c'è veramente un continuum. In realtà abbiamo pensato che nella fase schizotipica il paziente tende ancora a iperincludere tutto quello che avviene nel mondo, vivendolo persecutorio, quindi riesce ancora a intrattenere rapporti interpersonali, pur vivendoli con importante disagio. A un certo punto, evidentemente, ma questo dovrà essere frutto di ulteriori studi, avviene proprio una sorta di rottura vera e propria, e quindi il paziente, e questo è dimostrato da un nuovo paper in cui hanno paragonato lo spazio peripersonale tra pazienti schizofrenici e autismo, in cui lo spazio peripersonale è ancora più marcato e più ristretto, mentre nella schizofrenia è stato individuato un gradiente di spazio, nell'autismo sono stati identificati dei limiti ancora più solidi, ancora meno permeabili dello spazio peripersonale. Andando quindi a concludere, lo scarso funzionamento sociale ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti schizofrenici. Questo è bene ribadirlo, è bene tenerlo in mente, perché è bene, insomma, soprattutto in fase clinica, andare a migliorare le strategie. E quindi indagare i meccanismi neurofunzionali alla base di questi deficit potrebbe contribuire in misura significativa al miglioramento dell'esito funzionale del disturbo. L'individuazione di disfunzioni attentive, percettive e dell'elaborazione emotiva può contribuire alla definizione dei substrati neurali e delle basi patogenetiche dei sintomi negativi e dei deficit cognitivi che interferiscono con il funzionamento sociale e all'implementazione di nuovi interventi terapeutici. Programmi di intervento con esercizi che migliorano la cognizione sociale potrebbero essere utili, soprattutto nelle fasi precoci di malattia. Grazie. Allora, il contributo di Mariangela Corbo è un contributo che si inserisce in questo tracciato, in questo percorso, in questa traiettoria di studi che riguardano un po' il core business della psichiatria clinica, della psichiatria biologica, della psicologia clinica, in qualche modo della conoscenza profonda dei meccanismi della mente del sapiens, facendo uno sforzo scientifico che è di enorme attualità e di enorme importanza, cioè mettere a disposizione della sperimentabilità scientifica e della verificabilità clinica ciò che l'osservazione delle relazioni tra esseri umani ha prodotto in 2 secoli e mezzo di psichiatria, in 1 secolo e mezzo di psicanalisi, rispetto a quello che la tecnologia, ed in particolare il brain imaging, oggi ci consentono di verificare, di validare, di definire neurobiologicamente parlando, neuroscientificamente parlando. E se il lavoro di Mariangela Corbo parte e arriva da un concetto che non possiamo non considerare centrale, ovvero il self,
l'alfa e l'omega dei nostri studi, l'alfa e l'omega della inscindibile unità nella mente del sapiens tra ciò che è somatico e ciò che è cosiddetto psichico. Ma questo, lo dobbiamo tenere assolutamente presente, viene, per chi sa leggere i segni della storia della cultura e della storia della scienza, dopo 150 anni di psicanalisi. Pensate alla prima topica, pensate alla seconda topica, pensate che dopo la child psychoanalysis, il porto di arrivo delle conoscenze sul core business delle nostre professioni, e cioè sull'unità centrale assoluta della mente, è la self psychoanalysis, e cioè la teoresi sul modo di funzionare della mente elaborata clinicamente e dal punto di vista del rapporto e della relazione, oggi finalmente, seguendo gli auspici del maestro viennese, trova la sua verifica dal punto di vista sperimentale. Ma, ed è su questo che io richiamo l'attenzione di Mariangela Corbo, non è tutto oro quello che riluce, perché su questi aspetti positivi, su questi aspetti pragmatici, su questi aspetti logici, io non posso non riflettere su alcune criticità di queste elaborazioni. E quali sono le criticità? Le criticità sono quelle che mi fa venire in mente Ignazio Mateblanc, e cioè la contemporanea funzionalità della mente del sapiens tra un aspetto euclideo, un aspetto razionale, un aspetto che può riportarsi alla logica formale, e contestualmente, contemporaneamente, il funzionamento della mente dal punto di vista biologico, quando crolla il principio di non contraddizione, quando nella elaborazione della mente, dei comportamenti, dei significati profondi dell'essere umano irrompe il sogno, irrompe l'irrazionale, irrompe, e mi viene in mente, se devo andare a cercarlo nei topos neuroanatomici, irrompe il default mode network, che mette insieme i dati della cosiddetta realtà insieme ai dati della cosiddetta irrealtà e costruisce la base profonda, intima, assoluta dei significati, dei comportamenti e del senso. Quindi, quale spazio enorme alla ricerca si apre quando noi dobbiamo fare un ulteriore gradino verso la profondità dell'essere, verso la conoscibilità del self, e dobbiamo andare a renderci conto di alcuni comportamenti che sono alla vista esterna tutt'affatto incomprensibili. Pensate alla mente del suicida, pensate alla mente del delirante, pensate alla mente, tra virgolette, in corsivo, dell'assassino. Pensate alla dimensione del sogno e pensate alla dimensione dell'irrazionale. Allora, questa straordinaria lezione tra ciò che funziona e ciò che contrasta e confligge con ciò che funziona, tra quello che è intelligibile e quello che non è intelligibile, caro Domenico, caro Giovanni, quale garanzia e quale contributo dalla psicofarmacologia su questi aspetti, quale relazione con il neurosviluppo e quale possibilità di dare una risposta clinica concreta
ha dei problemi che ogni giorno ci lasciano poi sempre con un pezzo di realtà, con un pezzo di verità assolutamente scoperte, assolutamente inadeguate. Questo percorso è tanta passione, ma ci scontriamo anche con delle nostre, con le nostre vite reali, e quindi e poi il professore ci deve tantissimo anche la nostra formazione scientifica, per cui con le riunioni che solitamente facciamo il martedì ci siamo interfacciati e abbiamo imparato a mettere insieme i dati clinici che vivevamo il giorno al reparto, a Guardia Grele nel mio caso e poi al CSM, con quelle che sono le evidenze scientifiche. Quindi ringrazio del contributo, insomma, scientifico dei ricercatori del nostro gruppo, in particolare Anatolia che anche mi ha già dato un importante supporto durante la preparazione della mia tesi di laurea anche stavolta. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato con me al task, a Giovanni che ha fatto sì che il mio spazio per il personale si estendesse a confini oltre, insomma, ai miei personali confini molisani, e ovviamente il professore che ha sempre messo al centro la relazione con noi, è sempre una relazione molto autentica, e penso di, mi sento fortunata di aver fatto esperienza di letture molto raffinate della realtà in diverse occasioni che non avrei sicuramente, non avevo fatto prima e sicuramente non avrei saputo fare da sola. Bravo. Direi che possiamo concludere questa sessione di tesi, perché per i poteri conferitemi dalle autorità accademiche, dopo aver esaminato il percorso quadriennale o quinquennale degli allievi Ilaria Matarazzo e Mariangela Corbo, dopo aver ascoltato la discussione della tesi ed averla approvata, ufficialmente proclamo questi due dottori specialisti in psichiatria. Pure un baronetto. C'è chi scappa per un dente, c'è chi scappa dal presidente, c'è chi invece scappa per potente. Scappa, scappa il tunisino, c'è chi scappa col marocchino, buongiorno, c'è anche il mandarino. C'è chi canta una canzone, c'è chi ancora mette terrore, alzati, muoviti e fai rumore, io non lo so. La faccia è la stessa, il colore che cambia, l'euforia perplessa e l'ansia che resta, ma cosa importa? Il sole splende lo stesso, il sole splende lo stesso.